C'è un grande fermento politico in questa fine settimana che lascia sperare a dei risultati possibili e positivi. Speriamo che almeno sia così. Il centro-sinistra si organizza con Gengaro e con l'arrivo del responsabile nazionale del partito per affrontare i temi della legge sull'autonomia differenziata regionale, ma è solo una occasione per discutere della ripresa del partito nel momento in cui ancora una volta si divide per gruppi. C'è un assalto alla segreteria Schlein, c'è una difesa per quanto riguarda De Luca il governatore e su queste due linee si muovono gli interessati. Nel centrodestra, anche qui, tre ministri stanno all'Hotel della Villa discutendo delle regionali, del che cosa accadrà, di quale programma per la provincia di Avellino. Fra i ministri c'è Piantedosi, Matteo Piantedosi, il ministro dell'Interno, che è tutto impegnato per il G7 che si svolgerà a Mirabella. Insomma, questo fermento politico, questo attraversamento di autorità eccellenti lascia prevedere che qualcosa in Irpinia si muove. E speriamo che sia così. In realtà poi si va a vedere che il tentativo di mettersi l'uno contro l'altro, come per esempio nel centrodestra, il caso San Giuliano, lo stesso ministro Piantedosi parla di un'imboscata all'interno del centrodestra. Si pensa a qualcuno esponente che fino ad ora si è agitato troppo per le regionali per far fuori Gennaro San Giuliano che poteva essere il candidato per le regionali. Tutto qui. Per oggi, ricordandovi che è in edicola il Corriere dell'Irpinia che contiene tutti questi fatti ed altri, è un inserto culturale estremamente interessante insieme ad uno speciale sulla scuola.